Sindaco, le chiedo quali saranno le ricadute positive sulla città di questo importante accordo con TIM. E il fatto di pensare, come ho sempre detto, al futuro. Nella campagna elettorale avevamo detto che avremmo pensato, e uno dei punti principali era l'innovazione, e questa innovazione per andare incontro a quelle che sono le esigenze di oggi e di domani, essere al passo con i tempi e di conseguenza dare una grossa mano partendo dalle famiglie ma arrivare naturalmente alle società. Teniamo presente che nel nostro contesto abbiamo 3 IRCCS per quanto riguarda il mondo sanitario, abbiamo l'università e abbiamo anche un nuovo polo di ricerca che diventa importante, che è il cosiddetto centro Cardano, che nascerà nel prossimo periodo. Di conseguenza questa è un'altra iniziativa decisamente importante che abbiamo messo in piedi, ci abbiamo lavorato per un po' e ritengo che sia effettivamente qualcosa di decisamente importante per quanto riguarda anche le future generazioni. Quindi questo vuol dire creare lavoro, questo vuol dire creare naturalmente economia e portare la nostra città fra le prime ad avere un accordo di questo tipo. Quindi innovazione, che è il punto principale su cui abbiamo puntato tantissimo. Di sintetizzare i contenuti di questo importante accordo con il Comune di Pavia. Grazie, siamo molto contenti, TIM è molto contenta oggi di essere qui per siglare questo accordo con il Comune di Pavia. È un accordo molto importante che ci permetterà, mettendo a terra un investimento di quasi 10 milioni di euro, andare a raggiungere con una rete totalmente in fibra 28.000 unità immobiliari nel comune di Pavia. Questo permetterà di abilitare servizi sia per i cittadini che per le imprese che per ovviamente l'amministrazione, in una logica di smart cities e quindi in un percorso di innovazione assolutamente importante per la città.